Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Anche se il setting è quello degli acquisti manga, lo so, oggi abbiamo una cosa di molto molto speciale da aprire. A livello di manga è il prezzo dal valore più alto che abbia mai aperto sul canale e che abbia mai posseduto in vita mia, credo. Pesa 16 kg, quindi se faccio la gag solita mi spezzo. Eccolo qua! Qualcuno di voi l'avrà già riconosciuto, qualcun altro no, ma detto questo, iniziamo subito. Stiamo per andare a scoprire l'Ultimate Luxury Deluxe Edition di Doraemon. Questa è l'edizione speciale per festeggiare i 50 anni di Doraemon e si chiama edizione 100 anni, come potete vedere qua davanti, perché è fatta per durare 100 anni. Qualcuno di voi avrà visto l'unboxing da Dario. Io non l'ho mai visto dal vivo quello che c'è qua dentro. Finalmente sono riuscito a prendere la mia copia. Tra l'altro con Mangayo siamo gli unici in Europa ad averlo portato, perché è un'edizione completamente assurda. Io so al lato teorico cosa c'è dentro e cosa dovrei aspettarmi come sensazione, ma vederlo sarà sicuramente tutta un'altra cosa, quindi andiamo a scoperchiare. È immenso, io non so se rende in video, è veramente grandissimo. Tripla protezione interna, scatolone fuori, doppia onda qui, tutto. Questo è l'imballaggio originale giapponese. Qua davanti ci troviamo subito il certificato di autenticità, ovviamente. Eccolo qui, importantissimo questo. Adesso vado anche a togliere il bollo per mostrarvi l'interno. C'è anche una descrizione qua accurata di quello che contiene il set, ma adesso lo andremo a vedere insieme. Ve ne parlo man mano che lo andiamo a tirare fuori, non vi spoilerò ancora nulla. All'interno di questa bustina abbiamo 5 postcard esclusive dedicate a Doraemon. Sul retro di ognuna vi è scritto appunto che è l'edizione dei 100 anni. Questo per ora lo mettiamo qua da parte e avanziamo. Qua ora abbiamo due possibilità. Io andrei prima a destra e poi questo qua a sinistra. A destra è il più pesante di tutti. Infatti questo che vedete uscire qui è il Time for Shiki. Vado a rimuovere la parte superiore che lo teneva al sicuro e lo vado ad estrarre. Ok, solo questo è più di 10 kg per farvi capire. Posto momentaneamente la scatola così lo andiamo a scoprire. Questo è il panno del tempo targato qua Doraemon, ovviamente. Andiamo a sciogliere il nodo. Questo è uno dei ciuschi più famosi di Doraemon. Chi sicuramente guardava il cartone o ha letto il manga sa bene la sua funzione. Infatti una volta aver messo un oggetto all'interno è possibile vedere come sarà in futuro o come era in passato. E questa, che è considerata un'edizione immortale, fatta per durare 100 anni, è conservata appunto all'interno del Time for Shiki. Morbidissimo tra l'altro. Dicevo, ci sono i 3 box. Ecco il primo. Super pesanti, saranno circa 3-4 kg l'uno. Eccolo qua, vediamo anche l'esterno con tutti i personaggi. Qui abbiamo il secondo, ognuno con immagini diverse tra l'altro. Qui abbiamo Nobita, Gian, eccolo qui, stellato. E adesso lo andiamo ad aprire, sono molto resistenti quindi poggio il primo sopra gli altri due. Vado a sollevare e andiamo a sentire i volumi perché sono qualcosa di... sono assurdi, vi prendo il primo. Allora... il volume è rilegato con questa copertina rigida overlock che dà quasi un effetto di tessuto in pratica. Ve lo faccio vedere qui da vicino, spero che si noti. Tutta la finitura ovviamente dorata con questo effetto quasi di tessuto. Adesso lo vado un attimo ad aprire. Super morbido da tenere in mano. Ci sono anche delle tavole a colori. Qui appare in controluce su questa pagina da una carta molto particolare la faccia di Doraemon. Ovviamente all'interno non è carta normale, bensì è stata trattata con una speciale irradiazione ultravioletta tipografica, in modo tale da mantenere anche nel tempo le stesse qualità, lo stesso effetto della china. Ha un odore super particolare, non sa di manga. Cioè i manga hanno completamente un altro odore. Poi questo è morbido da tenere in mano, ha tutto un altro feeling proprio. Tiro fuori anche il secondo. Eccolo qua, il volume 2. Il volume 3. Il volume 4. Il 5, il sesto con questa bellissima scrivania qua. È veramente strano tenerli in mano, mai sentito dei manga di tessuto in vita mia. Ecco qua il volume 7, 8, 9, 10, che ha un back molto carino, tutti che danzano allegri. 11, 12, e sul back c'è Doraemon che sta pescando Nobita chissà da dove. 13, tra l'altro osservate come l'ho appoggiati tutti sopra il box che è di una resistenza assurda, senza parole. 14. E poi abbiamo il 15 che è l'ultimo del primo box. Pesano tantissimo e questo non si è flesso di un millimetro. È assurdo la qualità con cui sono costruiti. All'interno ci sono anche i disegni ovviamente. Anche nell'altro la troviamo la protezione. Questo qua è il cartoncino per renderlo ancora più spesso. Eccolo qui, il bilanciamento del peso tutto sul retro. Infatti credo che sia doppio
perché è molto pesante sul back. Fanno anche attrito tra di loro, cioè non scorre proprio il manga. Questo poi ci servirà più tardi, intanto li ripongo per bene. Hanno un profumo davvero che non vi so descrivere, non ho mai odorato qualcosa così. Stavo pensando a cosa paragonarvelo, ma una giacca nuova, non saprei veramente. Adesso andiamo a scoprire l'altro anche. Qua invece l'interno è completamente azzurro. E abbiamo i volumi dal 16 al 30. Ovviamente se il primo sfondo era giallo, i volumi gialli, qua con lo sfondo azzurro. Tutti i volumi sono azzurri, ora vi faccio vedere giusto il 16 e il 30 per darvi un'idea. Il materiale è sempre lo stesso, infatti anche qua troviamo il tessuto. Le tavole sempre trattate con radiazione ultravioletta tipografica. Ed ecco qui anche il 30° numero, veramente un'edizione assurda. Non esiste nessun'altra edizione così di nessun altro manga, questa è la cosa assurda. Perché da noi Doraemon ha un valore completamente diverso rispetto a che in Giappone. Cioè veramente in Giappone Doraemon è tra le opere più transgenerazionali che hanno. Doraemon è anche stato scelto in passato per rappresentare manga nel mondo. Non voglio dire che in Giappone sia percepito al pari di Dragon Ball, ma siamo lì. Comunque è un'opera che conoscono i bambini, conoscono i genitori dei bambini e conoscono anche i nonni. Quindi è qualcosa di veramente assurdo. E qui abbiamo gli altri numeri dal 31 al 45. Eccoli qua. Questa volta, come vedete, lo sfondo è verde. E quindi ovviamente di conseguenza anche tutti i volumi saranno verdi. È un verde molto chiaro che fa risaltare ancora di più l'accento dorato. Eccolo qui, vi faccio vedere da vicino anche l'accento dorato. Nella costina si vede ancora meglio col giusto riflesso. E tiro fuori anche l'ultimo numero, il 45. Eccoli qua, Nobita, Shizuka e Doraemon. E qua c'è un Doraemon allegro che saluta tutti perché torna da dove è venuto. Tra l'altro ovviamente all'interno qua questa sorta di pagina pressata, mi viene da dire quasi, è diversa nei vari volumi. Questa è forse la cosa che meno si vedrà in camera perché è veramente complicato. Qui praticamente dovreste vedere Doraemon, solo che è difficile da vedere ad occhio nudo perché vi è solo un leggero rilievo che si vede in controluce. Quindi se io lo faccio sbattere così con la luce viene fuori in pratica, però è veramente tosto da vedere. Quindi sicuramente in camera non rende. Eccola qua anche la cover originale del 45 che troviamo invece all'interno. Veramente assurdo, dovrebbero farla con più manga delle edizioni così di lusso. Cioè avere pochissime serie ma le tue preferite così sarebbe qualcosa di assurdo. Io penso che so anche a Death Note, un'edizione del genere sarebbe molto più piccola perché ovviamente non sarebbero 45 numeri ma 12, quindi più economica anche. Oppure Naruto sarebbe ancora più grande, quindi ancora più costosa. Stupendo. Detto ciò, andrei subito ad estrarre quello che manca. Infatti all'interno abbiamo questo qui e poi vuota. Anche qua dentro ovviamente c'è qualcosa di speciale perché questa edizione super lusso giapponese deve essere ancora di più arricchita. Infatti ci troveremo dinanzi a tre volumi speciali e una figure. Ora ve ne vado a parlare meglio, intanto cerco di togliere il sigillo senza romperlo. È assurdo essere uno dei pochi al mondo ad averla e uno dei pochissimi in Europa, si contano praticamente sulle dita di due mani. È come avere la variant delle variant delle variant, cioè fa uno stranissimo effetto. Ok, rimossi i sigilli, andiamo a scoprire quello che si cela. Allora partirei dai volumetti e poi andrei a finire con la figure. Qua ci sono i tre volumi speciali e abbiamo il volume 0 di Doraemon con rilegatura di lusso. E non solo quello, infatti lo vado a tirar fuori. Allora questo è bianco, è il primo bianco che vediamo, sempre con tutti gli accenti in oro. Ma qua l'oro non si ferma alla front page, alla costina, bensì anche le tavole sono dorate praticamente sul bordo. Il volume 0 è uscito anche in Italia. Ovviamente all'interno trovate le tavole a colori del volume 0, così come erano anche colorate su rivista. Eccole qui. E tanti speciali. Ecco, questo è il back. E così si nota molto bene l'accento in oro in alto sulle tavole. E ovviamente, come in tutti gli altri, all'inizio, quando si apre, trovate la cover, insomma. Anche qui c'è un Doraemon pressato sulla carta. E questa è veramente una di quelle cose che di persona si vedono bene, ecco. No, bellissimo. Abbiamo anche le foto, comprese quelle dello studio. Poi ci sono entrambi i mangaka in questa foto qui. Ed ecco qua anche lo studio con tutti gli assistenti. Ma poi vanno spulciati per bene questi volumi perché sono pieni di curiosità. Anche gli altri, ora vi faccio vedere gli altri due che sono assurdi. I due volumi che rimangono sono entrambi argentati, anziché avere gli accenti in oro li hanno in blu. Questo è il libro d'arte Fantasma, che seppure il più sottile forse è il mio preferito dell'intero set. Vediamo qua la cover argentata sul davanti, che questa volta non è in tessuto, sembra quasi pelle al tatto argentata. Vedete gli accenti in blu che risplendono. Dietro abbiamo qua anche il logo della casa editrice, ovvero Shogakukan, anch'esso risplende. E ovviamente anche la costina. All'interno poi abbiamo una piccola prefazione con gli strumenti del
del mangaka. Tutti gli artwork più belli di Doraemon racchiusi qua dentro. Vabbè, ne faccio vedere solo alcuni. È un libricino completo con tutti questi artwork piccolini ma stupendi. Se lo trovo vi mostro anche il mio preferito. Questo è molto bello, di un viaggio per il mondo. Questo con Junk e Kante fa un casino assoluto. Insomma, ce ne sono una marea stupendi. C'è questo con Nessie che è molto particolare, perché infatti il mostro di Loch Ness sembra quasi dipinto sullo sfondo. Bello, bello tanto. Ma il mio preferito in assoluto è questo qua. Guardate che trip proprio di colori. Veramente stupendo da vedere così, poi con questa qualità di stampa che, cioè, non so se esiste una qualità di stampa più alta. Ogni pagina che sfoglio continua a essere più stupito. E quest'ultimo volume che manca si chiama Hikimon e sarebbe l'indice completo di Doraemon. Estremamente molto simile all'altro, anche se più spesso, e all'interno comprende qualsiasi cosa apparsa in Doraemon, dall'orso apparso sullo sfondo in un episodio a tutti i personaggi che abitano nella città. L'indice più completo che esista, in pratica. Ci sono anche tutti i ciuschi di ogni episodio, c'è veramente qualsiasi cosa all'interno, è l'enciclopedia più completa di tutte. Anche tutti i personaggi, le loro caratteristiche, ogni cosa. Lo chiamano anche dizionario di Doraemon per un motivo, ecco. Ma adesso andiamo a vedere lei, però lasciata alla fine perché ha un suo fascino. Allora, il progetto Doraemon 100 è stato fatto proprio per portare il manga di Doraemon nel 22esimo secolo. E non è un secolo a caso, è il secolo da cui proprio proviene Doraemon. Il progetto Doraemon 100 è iniziato con l'idea proprio di consegnare il manga di Doraemon al futuro del 22esimo secolo. E quindi di farlo durare più di 100 anni, come diciamo all'inizio. Ecco, questa figure della Medicom Toy rappresenta proprio questo, ovvero Nobita e Doraemon che leggono Doraemon 100 anni nel futuro. La Medicom è famosissima per questo tipo di figure e qui ne vediamo un'esclusiva. A livello di dettagli è assurdo, anche il volume stampato, l'ISBN sul retro, veramente non so neanche come sia possibile stampare in maniera così piccola, dovrei avere una lente macro per farvelo vedere. Seppure i personaggi di Doraemon siano infatti molto morbidi e tondeggianti, in realtà ogni dettaglio è curato minuziosamente proprio. E sul retro vediamo anche l'illustrazione originale di Fujiko Fujio, da cui hanno preso ispirazione per creare poi la figure definitiva. Ecco, guardate il volumetto al centro, la quantità di dettagli lì è qualcosa di assurdo. Purtroppo, per quanto cerchi di usare tutto in massima qualità, in 4K, per farvi vedere ogni singolo dettaglio, alcune cose in camera proprio non si vedono e dal vivo sono tutta un'altra cosa. Veramente stupenda anche questa. Mi sembra chiaramente superfluo dirlo, ma lo specifico. Questa non è un'edizione per gli amanti di manga, questa è un'edizione per chi ama veramente Doraemon alla follia. Io, come tanti di voi, ci sono cresciuto, lo guardavo sempre in televisione. Di manga per ora avevo solo il volume 0, ma l'ho sempre visto, fin da piccolo, è sempre stato lì per me Doraemon. Mi sono sentito io in primis tante volte Nobita, avrei voluto tanto un Chusuke che mi aiutasse, e a volte me li costruivo, li chiamavo ciuschi, facevano cose. Poteva essere un bastone intagliato con cui scavare la terra e trovare ossa di dinosauri, che magari erano ossa di qualche pollo, non lo so. Però era tra i miei cartoni animati preferiti da piccolo. E sì, lo chiamo cartone animato perché è ciò che è ed è così che ci sono cresciuto. Seppur Doraemon non sia tra i manga preferiti e nemmeno tra i miei anime preferiti, ho un legame profondo con questa serie perché mi ha accompagnato per tutta l'infanzia, in pratica. Un po' come successe prima per i Pokémon, poi per Dragon Ball e dopo ancora per Naruto, poi per Death Note, ad esempio. Sono opere che hanno avuto un'importanza speciale per un periodo della mia vita e poi me le sono portate sempre un po' dietro, qualcuna più e qualcuna meno, però c'è sempre stata. Aggiungiamoci poi il fatto che sono un collezionista pazzo e questa è una di quelle cose che non potevo assolutamente perdermi. Un'edizione così non esiste, se non per Doraemon, quindi doveva essere mia, in pratica. Sono felicissimo anche che con Manga Yo siamo riusciti a portarla in Italia, in Europa, quando sembrava in realtà impossibile. Ad oggi che registro questo video c'è ancora qualche copia disponibile, non so se per quando lo metterò online ci saranno ancora o saranno finite. Ovviamente, essendo un'edizione super speciale e limitata, non penso riusciremo a riportarla anche in futuro. Però essere riusciti a farla arrivare in Italia almeno una volta per noi è qualcosa di incredibile già di per sé. Soprattutto perché è veramente un'edizione per nessuno, anzi per pochissimissimi, ma che non poteva assolutamente mancare nella mia collezione. Detto questo, vi ringrazio per aver visto il video, spero che vi sia piaciuto. Se è così, vi ricordo di lasciare un bel mi piace. In descrizione trovate tutti i link utili anche alla collection,
Effects per vedere anche tutte le immagini che non vi ho potuto far vedere oggi, perché sennò andrei a sfogliare ogni singolo volume e sarebbe venuto un video di un'ora. Però vi lascio il link dove ne trovate diverse se siete curiosi. Fatemi sapere con un commento se volete che vi porti in futuro dei video su altre edizioni così speciali, super mega di lusso, e che insomma quando arrivano fanno la storia, perché come queste ce ne sono veramente poche. Se così dovesse essere, mi organizzerò per portarvene anche altre. In passato ve ne ho portate due edizioni storiche, ovvero questa qua di One Piece contenente il primo capitolo del manga con le tavole nel formato originale in altissima definizione, che addirittura hanno il colore che passa retro della tavola, pazzesca, e lo stesso tipo di edizione sempre col primo capitolo anche per Naruto. Se dovesse uscire in qualsiasi altro manga, io ovviamente ve lo porterò quando un video se lo vorrete. Questa di Doraemon era un'edizione ben diversa, soprattutto molto più lussuosa e più costosa. Detto questo, i video in cui ve li faccio vedere li trovate qua davanti, qua in alto potete iscrivervi anche al mio canale se vi va, così daremo aggiornati su tutti i caricamenti futuri. Detto questo, noi ci vediamo sempre qui al prossimo video.